Ciao a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi sono qui per portarvi la prediction della nostra Serie A, la classifica, diciamo, che ho in mente. Parto subito, non voglio annoiarvi, infatti sarò abbastanza breve nelle spiegazioni perché so che a volte dà un po' fastidio, uno vuole solo vedere i posti che ho dato e ovviamente i nomi delle squadre. Allora, partiamo dalle parti alte. Al primo posto io direi la Juventus. C'è un ballottaggio col Napoli che fanno tutti quanti, però io penso che la Juve sia comunque ancora la squadra da battere, perché comunque ha una panchina molto lunga, giocatori di qualità. Certo, il Napoli non ha preso nessuno, diciamo, di importante, ha lasciato l'organico base, però sono molto affiatati. Però avendo anche la Champions League, avendo una panchina non lunghissima, io punto ancora sulla Juve. Quindi poi al secondo posto ci sta il Napoli, appunto. E ragazzi, al terzo posto, novità assoluta, l'Inter. Ragazzi, io penso che l'Inter quest'anno possa fare veramente bene. Ha un allenatore capace, cioè io veramente stimo tantissimo Spalletti. Ha mantenuto parecchi giocatori dell'anno scorso e secondo me non ha neanche ancora finito il mercato. Quindi occhio, perché qualcosina può ancora prendere. Ha un organico veramente ottimo a mio avviso. Io da milanista dico l'Inter terza. Quarto posto la Roma. Non mi piace particolarmente Di Francesco come allenatore, però lo vedo comunque un organico, quello della Roma, molto molto ampio, con giocatori di qualità, quindi il quarto posto può prenderlo. Al quinto posto metto il mio Milan. Diciamo che devono ancora conoscersi tanti giocatori, ha sicuramente player validi, però lo metto al quinto posto perché non è mai facile in Serie A. Al sesto posto metto la Lazio, che comunque è una compagine interessante. Certo, ha perso qualcosina, però se ne va Keita, altrimenti resta una squadra molto molto valida. Poi al settimo posto metto il Torino. Ragazzi, ok che in difesa non è il massimo, ma ha una qualità avanti, poi col Gallo Belotti, impressionante. All'ottavo posto l'Atalanta, secondo me non farà bene come l'anno scorso, però può comunque fare un campionato dignitoso perché avrà l'Europa League, quindi consumerà molte energie. Al nono posto invece metto la Sampdoria, al decimo la Fiorentina, undicesimo Chievo, dodicesimo Udinese, tredicesimo Verona. Vado veloci ragazzi perché alla fine queste posizioni qui non sono facili da prendere, però sono squadre che le vedo a metà classifica. Quattordicesimo posto il Cagliari, quindicesimo il Genoa, sedicesimo il Bologna e poi qui veniamo alle ultime quattro posizioni. Allora, al diciassettesimo posto ci metto il Sassuolo, perché comunque il Sassuolo senza Di Francesco non lo vedo proprio al top. Cioè veramente secondo me potrebbe addirittura faticare per non retrocedere, quindi lo metto lì. Al diciottesimo posto metto il Crotone. Certo, magari rispetto alle ultime due squadre, che ormai avete capito quali sono, ha quella marcia in più perché è già stato in Serie A l'anno scorso, scusate. Però non ha ancora una squadra degna di salvarsi. Certo, anche l'anno scorso, però l'anno scorso secondo me ha fatto un miracolo assurdo. Quest'anno è difficile che si ripeta. Quindi ragazzi, al 19° e 20° posto metto Spal e Benevento. La Spal comunque ha preso buoni giocatori di qualità, però dietro non mi piace proprio. C'è centrocampo basso e difesa, li vedo abbastanza scarichi. E poi il Benevento, non me ne vogliono i tifosi del Benevento, però li vedo non proprio spacciati, però rispetto a tutte le altre squadre hanno qualcosa in meno a mio avviso. Niente ragazzi, direi che questo video può concludersi qui. Spero vi sia piaciuto, speriamo di azzeccare la maggior parte dei posti. E niente, io direi che vi lascio ad un prossimo video. Ciao ragazzi!